Una partita che vale una stagione. I 90 minuti di stasera al Bentegodi rappresentano il presente, ma soprattutto il futuro del Pescara, davanti ad un bivio tra una salvezza che comunque lascerà interrogativi sulla costruzione dell'organico futuro, il purgatorio comunque complicato di un play-out e l'inferno di una retrocessione a cui nessuno vuole pensare in questo momento. Beh, è chiaro che questo, lo dicevo prima, è fondamentale. Andare in campo troppo nervosi, troppo, tra virgolette, se può essere un paradosso, anche troppo carichi, cioè andare in over, come quando un giocatore va in overtraining, è inutile che lo fai allenare forte, se in overtraining lo devi far riposare. Cioè il concetto è un po' quello, la testa deve essere, sicuramente io sono strasicuro che i giocatori arriveranno al campo e saranno concentratissimi, determinatissimi e affamati e cattivi agonisticamente, però bisogna mantenere anche poi, perché poi si gioca a calcio, quindi c'è la palla non deve scottare, non deve pesare, bisogna volerla. Io sono sicuro che questa DNA, la DNA di questa squadra e anche i giocatori che sono arrivati sono dei giocatori che hanno sempre giocato a calcio e lo sanno fare molto bene, perché Pescara è sempre stata una squadra di palleggio, è sempre stata una squadra che ha giocato, poi alle volte magari un po' più bassa, un po' più alta, queste sono indicazioni poi dell'allenatore, ma i ragazzi sanno giocare bene a calcio e secondo me lo faranno bene domani come hanno fatto anche in altre partite. È chiaro che bisogna essere pratici, questa è una partita dove se ti capita la palla gol devi essere cattivo e lucido, torniamo alla lucidità, devi farla, devi difendere bene, devi battere bene il calcio d'angolo, cioè questa è una partita dove tutte le occasioni e tutti i momenti bisogna sfruttarli. La prima eventualità, quella della salvezza, passa da un risultato a dir poco scontato, la vittoria. Col bottino pieno il Delfino sarebbe certo della permanenza nella cadetteria, baluardo imprescindibile, specie dal punto di vista economico, per un futuro in linea con le attese della città. In caso contrario, bisognerà guardare a quello che accade sugli altri campi e le possibili combinazioni sono tantissime, perché il Chievo-Verona, da parte sua, per stessa missione di Aglietti, sconti non potrà farne, pena la possibile esclusione dal lotto play-off. Non solo il Bentegodi dunque, ma campi di riferimento saranno anche Frosinone, Salerno, Trapani, Cosenza e Venezia. Il tutto senza dimenticare che il 6 agosto si discuterà la vicenda Trapani e la possibilità di restituzione totale o parziale dei 2 punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Federale Nazionale. Una combinazione particolare potrebbe vedere la salvezza biancazzurra anche con un pareggio, ma rischiare a questo punto sarebbe pericolosissimo. Ecco perché Sottile si affiderà a Galano, che torna a disposizione dopo i 3 turni di stop per squalifica. Insieme a lui Clemenza e Maniero nel 4-3-2-1 con Palmiero a dettare i tempi di gioco e Zappa e Del Grosso sugli esterni di difesa. In casa clivense l'ex laziale Djordjevic sarà la punta centrale nel tridente con Seter e Vignato, che ha smaltito gli acciacchi accusati negli ultimi giorni e sarà regolarmente in campo. Ma chi sarà in campo dalla parte gialloblu dovrà importare relativamente. Il Pescara ha una strada maestra per tornare da Verona con la salvezza in tasca in uno stadio che è stato teatro di scontri importanti nell'ultimo decennio. Un percorso lungo e che porta alla sfida delle 21, crocevia determinante per scrivere la storia futura di un club mai così in difficoltà dal punto di vista dei risultati, è chiamato per questo ad una prova d'orgoglio senza appello, perché mai nelle ultime annate il Delfino aveva dovuto fare i conti con lo spauracchio retrocessione fino all'ultima giornata. Quando era successo, la tifoseria mai aveva tribolato così tanto fino all'ultimo istante dell'ultimo match. Per questo i 90 minuti di stasera, comunque vadano le cose, saranno i più importanti della storia recente del club biancoazzurro. Questa è la partita, ma non è per un modo di dire, è la realtà dei fatti, è la finalissima, per noi vale un'intera città, il mantenimento della categoria, il futuro della società, il futuro nostro professionistico, tutto.